stanno giungendo quasi al termine i lavori di realizzazione di tre importanti e prestigiosi progetti realizzati dal gruppo Rubner all'interno di Expo, l'esposizione internazionale che verrà inaugurata il 1° maggio a Milano. L'azienda di Chienes, specializzata in costruzioni in legno sotto la guida del suo general contractor Rubner Objektbau, si è infatti aggiudicata attraverso specifici bandi di gara una delle più importanti commesse legate ad Expo, per un valore di circa 25 milioni di euro. Il primo progetto riguarda la realizzazione di 4 cluster dedicati a biomediterraneo, isole, zone aride, cereali e tuberi, tra le strutture più caratteristiche di questa Expo. Il secondo progetto invece riguarda la realizzazione del Children Park. Il contratto di fornitura prevede la realizzazione di 8 cosiddetti rocchetti, elementi caratteristici in legno. Si tratta di un'area speciale dedicata ai bambini e alle famiglie, che richiama attraverso il legno i valori della sostenibilità. Il terzo progetto, firmato dal famoso architetto svizzero Herzog, riguarda la fornitura da parte di Rubner di 3 padiglioni all'interno dello spazio dedicato a Slow Food. E qui ci piace il concetto di abbinare il mangiare sano in un ambiente sano, quindi in un ambiente in legno. Inoltre questo progetto ha veramente un taglio particolare che lo rende smontabile e riutilizzabile in un altro ambiente. Tra i punti di forza anche il fattore chiavi in mano. È un discorso particolare, è molto importante perché in progetti di questo genere, dove la complessità è veramente enorme, è necessaria la funzione di qualcuno che faccia il project management. E in questo caso Rubner ha un'organizzazione specifica, la nostra, che realizza questi grandi progetti in legno chiavi in mano, dove il cliente ha un unico interlocutore, un unico responsabile che si fa carico del coordinamento di tutte le opere che vengono rese necessarie per l'opera. L'eccezionale velocità di esecuzione del gruppo Rubner ha consentito a diversi paesi di avviare, nell'ambito degli spazi cluster, i lavori di allestimento all'interno dei propri padiglioni, gruppo che è riuscito a garantire al contempo alti standard di affidabilità e qualità. Sì, ma i nostri punti di forza sono queste diverse ditte che hanno una capacità ottimizzata. In questo momento erano coinvolti la Holzbau di Brixen, che sta facendo delle grosse strutture in legno, e la Rubner Objektbau, che fa strutture importanti chiave in mano. E questa collaborazione è riuscita, pur avendo dei problemi nella fase iniziale, dove non potevamo iniziare il lavoro per via dell'organizzazione di Expo, siamo comunque riusciti a finire i lavori come primi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro grazie anche a questi nostri collaboratori, ragazzi e ragazze soprattutto, perché c'erano diversi ingegneri che hanno lavorato in questo progetto e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro.